Pubblico, gentili ascoltatori, amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Marte Sport Live, voce ai protagonisti, dopo un'ora di voce di popolo. Gianluca Gifuni al microfono con Mario Palligiano in regia. Settimana di sosta, quindi di tranquillità per il Napoli, sarà l'occasione di riprendere in mano la situazione con gli infortunati, quelli che sono rientrati anche post Covid, per trascorrere a Castelvolturno, al di là dei nazionali, con Spalletti una settimana tranquilla di preparazione al rush finale del campionato, che comincerà con il Venezia nel giorno del 6 di febbraio e poi proseguirà il sabato con Napoli-Inter. Le prossime due giornate sono fondamentali perché alla ripresa ci sarà Venezia-Napoli e Inter-Milan, quindi il derby della Madonnina, e poi alla successiva Napoli-Inter, lo scontro diretto al Maradona, e Atalanta-Juventus. Diciamo che queste due giornate potranno dire definitivamente, io dico, per che cosa il Napoli lotterà fino alla fine, se per lo scudetto o se per uno dei primi quattro posti in classifica. È chiaro che in questa fase si parla molto di mercato, ci sono tutte le congetture sulla sostituzione di Lorenzo Insigne, che andrà via a fine stagione. Ci sono un po' di nomi, Bairami per esempio dell'Empoli, è un calciatore che piace molto, ma io aggiungo Vignato del Bologna, che è uno che salta lume, è giovanissimo, è un under 23 a 21 anni, classe 2000, Zaccagni della Lazio, ma il mio preferito è Brecalo del Torino, è quello il giocatore su cui farei davvero un grande sacrificio per portarlo al Napoli e piazzarlo in alto a sinistra nello scacchiere di Spalletti. Scacchiere di Spalletti che deve essere strutturato per il prossimo anno, perché ci sono alcuni giocatori in scadenza, uno di questi è Mertens, l'altro è Ospina, c'è Fabian Ruiz che non dovrebbe rinnovare il contratto, per cui dei calciatori nuovi dovranno essere inseriti nella struttura della squadra, ma mai come questa volta l'indirizzo vincolante deve darlo Spalletti sulla base del gioco che vuole fare, come vuole giocare, deve dare gli indirizzi vincolanti per i calciatori da prendere. Questa è la verità. C'è questo amico che ci chiede, vuole ascoltare Gianni Di Marzio. Gianni Di Marzio è un'icona del calcio internazionale che è scomparso qualche giorno fa. Ieri ci sono state le esequie che noi abbiamo trasmesso in diretta sulla nostra pagina Facebook dal Duomo di Padova alle 15, una cerimonia toccante, commovente, soprattutto nel momento in cui il figlio, collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha letto una lettera di 4 pagine ricordando il papà e le tutte le caratteristiche umane e professionali di Gianni Di Marzio, e la frase finale credo che descriva perfettamente chi era Gianni, quando Gianluca saluta con semplicemente ed eternamente Gianni Di Marzio. Credo che di meglio non si potesse dire per descriverlo in una sola frase, in una riga di foglio. Quindi cerimonia toccante, e noi poiché proseguiremo a ricordarlo sempre, perché oltre a un grande professionista, un grande competente di calcio, a uno che ha insegnato tanto in giro per il mondo e che ha visto tanto e che ha suggerito i più grandi talenti del mondo, da Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic a Ronaldinho e tanti altri, è uno che dal punto di vista umano era speciale. Noi abbiamo perso un familiare, un amico e un familiare con Gianni Di Marzio. Ripercorriamo ancora in apertura insieme a voi, tra pochissimo ricorderemo ancora Gianni Di Marzio. Gianluca, buongiorno, mi manca il trappolaro, eravate una bella coppia, scrive Ciro il tassista. Ascoltiamo questo messaggio vocale WhatsApp e poi torniamo da voi. Salve Radio Marte, sono un tifoso del Napoli, mi chiamo Giovanni e chiamo da Mugnano. Ciao Giovanni. Allora volevo dire la mia, che ne pensate se il Napoli prenderebbe Fabio Quagliarella? Magari ci farebbe chiudere quest'ultima parte di campionato a Napoli, perché lo meriterebbe. E poi prenderei anche il difensore, un altro napoletano che si chiama Armando Izzo, che col Toro mi sembra che lo deve cedere. Cosa ne pensate? Sempre forza Napoli.
Beh, insomma, io Fabio Quagliarella lo prenderei sempre. Il problema è che il giocatore ha la bellezza di 39 anni, per cui certo part time potrebbe essere ancora utile, perché i colpi li ha e ha un grande talento. Per quanto riguarda Izzo, che al Torino gioca ormai molto poco, napoletano, gran bel difensore anche con la propensione al gol durante i calci d'angolo e in occasione dei calci da fermo, però lì ci sono forse altri problemi. Poi sapete che De Laurentiis con i napoletani non ha un rapporto, diciamo così, eccellente con i calciatori napoletani. Non lo so, io li prenderei tutti e due a gennaio. Adesso potrebbe dare una grande mano al Napoli in vista del rush finale che si concretizzerà a seconda dei risultati delle prossime due giornate, con la lotta per lo scudetto o una lotta per i primi quattro posti. Gianni Di Marzio, però, noi abbiamo messo insieme alcuni stralci dei suoi interventi negli ultimi mesi che racchiudono un po' tutto il mondo di Marzio, la competenza ma anche la grande ironia da napoletano doc. Qual era? Lui diceva che i napoletani, lo ha sempre detto, hanno due teste rispetto a tutti gli altri, hanno una testa in più, e per cui quando bisognava comprare un cappello in un negozio bisognava prenderne due. Sentiamo. I trappolari. Il filo diretto con Gianni Di Marzio. Ma questo in effetti ho avuto la conferma di quando sono settimane che vado sostanzialmente sottolineando che il Napoli al completo è una squadra che può dare fastidio all'Inter, sicuramente è pure in discussione. Ma quante volte quando domanda questo amico, quante volte lo vuoi dire? Ma quante volte lo devo dire? Ma registrate le telefonate. Ma non ho capito, ma com'è possibile? Poi mi registro io, mi autorizzate a registrare quello che dico? E cavolo, ti ho detto, il Napoli, superare queste prossime due partite, quando rientrano gli africani, tornano in Napoli dell'inizio del campionato. Io vorrei farvi il fair play in questo caso. Che poi sbagliato, lui ha sbagliato, si è fatto prendere immediatamente dall'istinto e obiettivamente ha fatto un danno enorme. La faccia altro che Osaim, io mi sono fatto Osaim, hai fatto un misto tra Osimen e Higuain. Ogni tanto si sbaglia pure. È un lapsus che però ha a che fare con. Mi è passata stamattina, dalla porta l'ho buttata fuori, già fa. E mi vuoi uccidere? No. Oh, imbattibile no, perché anche una questa abbiamo buttato partite solitamente in casa, dai. Adesso non stiamo a ricordare solamente la partita di ieri. Pensi, un anno allenavo due squadre, ho visto cambiare con tutte e due squadre. Due squadre, questo è un aneddoto che cerchiamo di raccontare. Cioè, tu due squadre, una volta andavi ad allenare una e l'altra volta andavi a allenare l'altra. Come facevi? Allenavo tutte e due le squadre, uno martedì e giovedì, uno mercoledì e venerdì, uno domenica mattina e l'altro domenica pomeriggio. Il domenica pomeriggio a San Felice e a Cancello, San Feliciata, io andavo come dirigente in panchina, ho vinto cambiare con tutte e due. Però risultavi come dirigente, fantastico. No, vai tranquillo. Ti allenavo e poi ho vinto diversi campionati. Dico, fra tutte le altre possibilità, ho scelto Napoli perché io avevo fatto un lavaggio mentale. Sono fortunato perché la città di Napoli l'ho amato e lui ha dimostrato di essere veramente una divinità. Allora, ma avete fatto capire niente come al solito. Ma io penso che Alvarez non lo prende perché c'è mezza Europa addosso. Alvarez è per altro. Non è proprio attaccante. Madonna mia, con questi due stasera, salvami tu. Hai fregato a tutte e due, Gianni. Direttore dell'università internazionale. Mamma mia. Come si dice trappola in inglese? Gli amici lo conosco da una vita, onestamente. Devo dire, l'ho visto al mondiale Under 20 in Perù e l'ho visto anche in Colombia. Purtroppo non mi fa dire cose che poi dopo alla fine, Di Marzio aveva detto che quello era un fenomeno, poi non è. Non ti vuoi sbilanciare, Gianni, scusami. Allora, io mi sbilancio, ci mancherebbe, perché lo conosco. Mamma mia, bella. Gianni, guardi, io le riconosco, è una trappola, è meglio chiuderla qui. Ma trappola, siete voi che me la volete fare. Vabbè. Ma non è qui, ma io c'ho. Mi sono vaccinato, alla quarta mattina ho fatto tre vaccini. Il quarto vaccino è un vaccino antimine, quindi io sto attento a camminare, quindi sto attento a voi parlare. Antitrappole! Mamma mia, vorrei vederlo a casa come sta. È un mito, ciao Gianni. Mister, ti vogliamo bene.
E allora, il ricordo di Gianni Di Marzio, ha ragione il figlio, non ci sono aggettivi per il mister, semplicemente ed eternamente Gianni Di Marzio, ci scrive questo amico, fantastico, scrive un altro amico, ci scrivono in tanti, dal CIS di Nola per esempio ci scrivono alcuni, credo siano dipendenti della Exhibit che producono giacche, quella di Antonio Ambrosio, che ci scrive questa amica e mette in evidenza anche come Di Marzio avesse una grande propensione per delle giacche molto particolari, ed è vero, anche le giacche di Di Marzio sono una piccola parte della storia che ha fatto l'ex allenatore del Napoli e il nostro amico che abbiamo perso qualche giorno fa. Salutiamo la Exhibit, tra poco ancora aneddoti legati a Gianni Di Marzio, ma avremo Enrico Fedele in onda per il filo diretto allo 0816363663, tanti altri personaggi per chiacchierare del momento del Napoli che si prepara al rush finale del campionato. E avete sentito Di Marzio, ha detto: quando recupererà tutti i giocatori il Napoli diventerà la squadra che ha iniziato il campionato con le sue 10 vittorie consecutive, e per cui insomma dobbiamo assolutamente ricordarci di queste parole di Gianni Di Marzio. A tra poco. Marte Sport Live. Marte Sport Live. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti. È un vero piacere, era un vero piacere ascoltare gli interventi di Gianni Di Marzio in radio. Grande Di Marzio, riposa in pace, ogni occasione era buona per tornare a Napoli, perché lui Napoli ce l'aveva nel cuore. Spettacolare questo mix che abbiamo realizzato e che vi abbiamo fatto riascoltare, lo stiamo facendo riascoltare da sabato, dal giorno della sua scomparsa, per intenderci, ogni giorno e più volte al giorno, perché Di Marzio resta semplicemente eterno. Questa è la verità. Ha ragione il figlio, non ci sono aggettivi per il mister. Ciao Gianluca, buongiorno, sono profondamente addolorato per la scomparsa di mister Di Marzio, un vero signore e una persona splendida, un abbraccio forte, Roberto da Casoria. Noi siamo collegati con insomma un'icona del calcio nazionale, un'icona, un simbolo anche di Napoli e della napoletanità, un grande portiere, apparato, io non mi dimenticherò, non mi smetterò mai di ricordarlo, 12 rigori su 26, praticamente quasi il 50% con la maglia del Napoli. Pino Taglialatela, Pino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio a tutti. Senti, in apertura di questo collegamento non posso non farti ricordare Gianni Di Marzio. Ieri ci sono state le esequie al Duomo di Padova, però ricordo con i sorrisi e con grande piacere tutti gli aneddoti che tu hai raccontato e il rapporto che avevi con Di Marzio, che era speciale. Beh sì, sì, è stato un grande dispiacere, anche perché inaspettato, devo essere sincero. Un fulmine a ciel sereno, ecco, perché non sapevo nulla del mister, che fosse, non so, che avesse qualche problema, anche perché quest'estate è stato qui a Ischia da me, noi ci vediamo sempre, spesso lui viene a trovarmi a Ischia, e veniva a trovarmi a Ischia purtroppo con la sua splendida moglie, e niente, purtroppo ho ricevuto questa notizia che mi ha un pochettino raggelato. D'altronde con il mister ho passato dei momenti bellissimi, è stato anche il mio allenatore per un anno a Palermo, dove abbiamo passato un anno bellissimo, mi accompagnava addirittura nelle convocazioni dell'Under 21. Ho appreso tante cose da lui, perché sono quegli uomini che danno ogni minuto che gli stai vicino, puoi apprendere qualcosa, perché era veramente inesauribile. Ti dava consigli di tutti i generi, ecco, spaziava a 360 gradi. Mi ricordo anche a livello di investimenti, ecco, per dirti, noi ci diceva a noi calciatori cosa fare con i soldi, cioè veramente poteva essere un fratello maggiore, un padre, e lo è stato per tutti quelli che lui ha avuto modo di conoscere, e soprattutto con i suoi ragazzi è stato duro a livello di educazione, ma amorevole, comprensivo e sempre pieno di consigli. Io me lo porto nel cuore, perché è veramente una persona speciale. Senti Pino, tu sei stato con lui a Palermo, se non vado errato, nel sì. 91-92, in quella stagione lì eri il portiere del Palermo allenato da Di Marzio, così? Sì, in quell'anno lì, sì, esatto. Fu un'altra stagione
insomma, da ricordare quella, no? Sotto tutti ma gli aspetti. Sì, perché io voglio ricordare le cose belle, perché certo. Poi lui ci ha lasciato sorrisi, tanti sorrisi, sì, questa è la cosa più bella. Sì, io credo che lui abbia fatto una vita bellissima, perché ha fatto quello che gli piaceva, quello che sapeva fare, era un grande scopritore di talenti. Credo che questa è una storia che conoscono tutti, quella di Maradona. Al di là di questo, io ti dico che con noi a Palermo è stato fantastico. E io mi ricordo una partita, non so se te l'ha raccontato, te l'ho raccontato qualche sera che eravamo insieme, la partita a Bologna contro un Bologna fortissimo. Noi eravamo un Palermo buono, ma diciamo fuori casa facevamo poche volte il risultato, era il campionato ancora a due punti, quindi il pareggio era importante. Stavamo pareggiando contro il Bologna e praticamente questi ci attaccavano continuamente. Io sono stato impegnato tantissimo in quella partita, c'era Incocciati con il Bologna, De Tari, giocatori importanti di quella Serie B. Infatti quell'anno credo che Bologna abbia vinto il campionato, e l'Udinese anche c'era, che era fortissima, e noi abbiamo pareggiato a Bologna e vinto con l'Udinese in casa. Quindi ti lascio immaginare che allenatore era Di Marzio, era uno stratega fantastico. Però ti racconto questo aneddoto veloce, e praticamente mancavano pochi secondi alla fine della partita, stavamo 0-0, la palla finisce fuori vicino alla panchina del Palermo, dove il mister era l'allenatore, Di Marzio. Praticamente De Tari prende sta palla per metterla in campo velocemente, lui da dietro si prende il pallone e gli dice, non te la do, io devo pareggiarla sta partita, non te la do. C'è successo un po' di maraviglia, ma così molto velocemente, simpaticamente. Poi dopo praticamente lui ha spezzato con quel gesto ha spezzato praticamente questo forcing pazzesco del Bologna, ecco. E dopo un paio di minuti dopo la partita è finita, però non abbiamo più subito niente, perché ecco ha fatto calare la tensione un pochettino a tutti, soprattutto a loro che attaccavano. Quindi per far capire, il mister le pensava tutte per vincere o pareggiare una partita. È un grande maestro, è un bel ricordo quello che hai fatto. Ti scrivono in tanti: buongiorno al mito Tagliatela, sarebbe una soddisfazione per tutti noi tifosi vederlo allenare i portieri del Napoli. È un sogno dei tifosi, ma evidentemente nel Napoli c'è poco spazio, senza voler far polemica, per i napoletani. Io ho sempre detto una cosa, Gianluca: io sono innanzitutto un tifoso del Napoli, poi ho avuto la fortuna di indossare la maglia che sognavo. Forse questo è stato il mio limite, perché per me, anche se ho fatto delle esperienze in giro, perché Napoli mi mandava in giro, per me Napoli è sempre stata la mia squadra, la mia casa e tutto. Una volta quando è finita l'avventura, noi che abbiamo fatto parte del Napoli dobbiamo sempre solo tifare il Napoli, e mai pensare di andare ad allenare, di andare a fare qualcosa per Napoli. Se noi vogliamo fare qualcosa per Napoli, cominciamo a tifare e poi si vedrà, perché poi ogni società ha le sue idee ed è giusto rispettarle. Noi facciamo il tifo per il Napoli, il nostro momento è stato bellissimo, magico, almeno il mio, quindi sono felice così. Mm. E per il Napoli faccio sempre il tifo, veramente sono un ultras, quindi vi lascio immaginare, sempre Forza Napoli. Senti, ma ti possiamo chiamare sempre Batman? Sì, i tifosi ti possono chiamare sempre Batman? Sì, perché ho avuto questo problema con la DC Comics, però lo stiamo risolvendo, ecco, con molta serenità, anche perché hanno visto che io non faccio merchandising, non ho mai lucrato, diciamo, su questo nome. Lucrato. Perché poi è un marchio, che è un disegno che ho creato io nel 96 e me lo tengo ben stretto, perché poi non mi interessa solo essere, ecco, proprietà di questo marchio, ma non per diffonderlo, perché ci tengo, perché te l'hanno dato i tifosi, te l'ha dato la gente, il popolo, esatto, insomma. Esatto, me l'hanno dato loro, ed è giusto che io ogni tanto magari posso fare qualche maglia replica di Batman e regalarla. Io non vendo niente, ecco, non metto in vendita niente. Infatti questo è l'accordo che prenderemo a breve con loro. Senti, dall'altro lato ti sta ascoltando una persona che forse tu conosci. Direttore, buon pomeriggio. Sì, lo conosco da bambino, come non lo conosco il mio. Ah, da bambino, addirittura. Perché lei andava a fare i bagni a Ischia e lo ha visto lì giocare. Assolutamente no.
Assolutamente no. Invece l'ho visto da bambino quando giocava nel Napoli. Sì. Ah, ecco. E l'ho accompagnato fino alla fine, veramente ha accompagnato più lui che me a un certo punto. Ma no, direttore, devo dire una cosa, io quando il primo anno che sono andato a Palermo, nell'88, sono praticamente passato da Napoli primavera, ho fatto qualche panchina con il Napoli in quegli anni, però poi dopo giustamente il Napoli all'epoca mandava i suoi, diciamo, giovani più promettenti a fare esperienze in giro e mi mandarono a Palermo e dopo quel campionato con il Palermo e durante, il direttore, che era direttore sportivo generale, penso sportivo, no? Direttore, sì, della Salernitana, e andammo a fare una partita a Salerno, che nella Salernitana c'era Di Bartolomei, è una squadra fortissima, e da allora il direttore mi seguiva, addirittura mi fece un'offerta, vi posso dire anche le cifre, e non era il mio procuratore, era un direttore sportivo della Salernitana che mi voleva come portiere della Salernitana 120 milioni l'anno nell'89, 88, 89. Erano tanti, cioè, insomma, erano tanti. Allora. Dico, già il direttore mi voleva come suo calciatore. Poi nel 90, quando sono rientrato nel Napoli, sono passato sotto la sua procura. Direttore, Andrea scrive: nella mia formazione ideale del Napoli di tutti i tempi in porta c'è Pino Taglialatela. Ha ragione Andrea? È stato un portiere diverso dagli altri. Magari Zoff era più freddo. Lui si mirava molto Castellini, un giocatore che pur non avendo una grande stazza fisica aveva un'esplosività come pochi. Cioè Pino era un gatto veramente, adesso va bene. Pino nei pali era quasi imbattibile, ti dico la verità, ha fatto cose, io mi ricordo un anno a Milano, io per vederlo meglio ero nella curva. Giocava pure Fabio, mi ricordo. Ma lei andava in curva a vedere la partita per vederlo meglio? Quella partita là, dietro di lui. Ma comprava il biglietto, direttore, lei? No, io mi hai pagato il biglietto. E il biglietto della curva? Dovevano pagare gli altri per vedere la partita. Anche in curva? Ma c'è un episodio che ti devo dire. Quando lui è andato a Bari, andammo io e lui con la macchina sua, mi ricordo era una pallonina. Arrivando a un certo punto, dopo, verso Baiano. Annola e Baiano gli dice: accostati un po' sulla destra. Dico: ma o scendi o la guido io, perché tu non sei buono. E così se lo feci mettere di lato e la guida io fino a Bari, dove incontrammo una persona eccezionale, che era fantastica. Il quale mi disse: dico, guarda, guadagnava questi soldi. È giusto che guadagni questi soldi a Bari, i soldi di Bari non è che valgono meno dei soldi di Napoli. Dice: è stato il primo procuratore che è venuto qua e non mi ha chiesto una lira in più di quello che pigliava. A questo punto ti voglio regalare 10 milioni. Stava Pino presente. È vero, è vero. È vero. Cioè, per dirti come è cambiato il lavoro. Cioè, prima c'era gente che capiva di calcio, vedere Pino in porta a quell'età era come vedere Fabio, solo uno che non capisce di calcio, non sapeva, poi magari uno ha l'intuito, ha il mestiere di intravedere delle cose. Pino era uno spettacolo in porta. Pino Taglialatela, prima di salutarti, caro Pino, ma tu sei a Ischia in questo momento, no? Sì, perché oggi abbiamo una semifinale di Coppa Italia, campionato eccellenza, con i miei ragazzi qua a Ischia che mi sto divertendo tantissimo. Ecco, bello, allora in bocca al lupo per questa partita. Ma grazie, prima abbiamo sentito Gianni Di Marzio che diceva: se il Napoli recupera tutti tornerà la squadra dell'inizio del campionato, quella delle 10 vittorie consecutive per intenderci. Tu ci speri ancora, caro Pino, quest'anno? Nello scudetto, dico. Ma sì, io sono convinto, perché Napoli al completo credo che sia una squadra fortissima e difficilmente battibile. Quindi se riesce a recuperare tutti e riesce a recuperare un po' di terreno, credo che Napoli possa competere fino alla fine per lo scudetto. E poi onore a te Batman, Giuliano da Napoli. Al carissimo Batman chiedo se Alex Meret, portiere titolare del Napoli, potrà diventarlo presto, ed è se è vero secondo lui che sarà l'erede di Dino Zoff, Massimo Costa da Scampia. Ma guarda, ha tutte le caratteristiche per diventare un grandissimo portiere. In questi anni credo che abbia avuto qualche problema a livello di personalità,
Poi te ne accorgi perché quando passano gli allenatori e inizi con Meret in porta e poi alla fine diventa Ospina titolare, vuol dire che c'è qualcosa che non va, anche se Meret ha delle grandissime doti fisiche, atletiche, è un gran bel portiere. Secondo me deve migliorare probabilmente un po' di personalità, essere un pochettino più spavaldo, un pochettino più sicuro e dare un po' più di sicurezza al reparto difensivo, perché alla fine chi decide il portiere è sempre il reparto difensivo. Grazie Pino per essere stato con noi, grazie Batman, grazie, un saluto. Grazie Gianluca, un abbraccio direttore, a presto. Ciao, ciao Pino. E allora grazie a Pino Taglialatela, Batman Taglialatela, per questa bella chiacchierata. Direttore, ci fermiamo un minuto, cioè questa domanda di Massimo Costa da Scampia su Meret che può diventare l'erede di Dino Zoff, anche per lei, però la risposta subito dopo un pizzico di pubblicità. La risposta tra poco, dopo la pubblicità. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti, Gigi Soriano in regia, un messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui, Io sento sempre le cose più assurde da parte dei tifosi, no? Sì. Quagliarella. Sì, cioè, c'era qualcuno. Ora che ha recuperato Osimhen, abbiamo Osimhen, Mertens e Petagna come terza punta. Abbiamo una miriade di giocatori pronti a giocare sull'esterno. Spiegatemi cosa dovrebbe venire a fare Quagliarella a Napoli. Io impazzisco. Si sa che molti tifosi, soprattutto a Napoli, non sono mai contenti. È molto bello che riproponiate la rubrica con il grande Gianni Di Marzio, è un modo per sentirlo sempre vicino. Ciao Gianluca, buongiorno. Di Marzio vero signore, una splendida persona. Poi Antonio scrive: i giardini di Marzio si vestono di nuovi colori, 100 tonalità di azzurro. Messaggi: buongiorno Gianluca, ho saputo, scrive Gilda, che lo stadio comunale di San Felice a Cancello sarà intitolato a Gianni Di Marzio. Mi sembra una gran bella cosa, il mister ci mancherà tanto, ma lo ricorderemo sempre. Un abbraccio a te, al direttore Fedele e a tutti i tifosi. Da Gilda, sì, la prima squadra allenata da Gianni Di Marzio è stata la San Feliciana di San Felice a Cancello, e la San Feliciana, il comune di San Felice a Cancello, ha deciso di intitolare lo stadio di calcio a Gianni Di Marzio. E poi la Juve di Allegri vince con tutti 1-0, il calcio non è matematica, certo, rispetto a quelle medie che si facevano prima, che poi onestamente non ho compreso, perché una media basilare, quindi semplice, tra gol fatti e partite giocate, dal Napoli a 1,869 di gol a partita. Per mantenerla più o meno simile, significa che il Napoli nelle prossime 13 partite deve segnare altri 29 gol, 29-30 gol, assolutamente alla portata, significa più o meno una media di 2 a partita, anzi di 1,87-1,88 a partita, per mantenere invariata la media di 1,87 a partita. Ma questo però lascia il tempo che trova, perché giustamente ci scrivono tanti amici, si possono anche vincere tante partite per 1-0 e quindi basterebbero anche pochi gol per fare molti punti in classifica. Non lo so, è un argomento da approfondire, non ho capito fino alla fine Fedele cosa intendesse per la media che ha portato del 2-4, lontana dal 2-8 dell'Inter, che richiedeva 40 gol segnati. Ripeto, in 13 partite, se le vinci 1-0 tutte e 13, hai segnato 13 gol, pochissimo, ma sei arrivato al primo posto in classifica, non ci sono dubbi da questo punto di vista. Szoboszlai al posto di Insigne, anche questo è un giocatore seguito dal Napoli in passato, lo scrive Ivan da New York. Sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui. Buongiorno. Buongiorno. Dite al direttore, Zaccagni anche a me piace, però il Napoli si deve comprare a Lang del Club Brugge, e se viene pure De Kella che è vicino, non è malamente. Ecco, ma questi giocatori che hanno bisogno di adattamenti di vario genere, io ripeto, il giocatore che mi ha impressionato di più quest'anno in Italia, già conosce il campionato italiano, è Brecalo del Torino, un giocatore già pronto che sarebbe l'ideale sostituto di Insigne, per quanto mi riguarda superiore a Bairami, a Zaccagni e anche a Vignato. Andiamo da Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio. Pasquale? Ecco, non c'è Pasquale Tina, lo ritroveremo tra pochissimo.
Ma l'anno prossimo il vice di Lozano può essere Zerbin, Gianluigi. Non credo, non credo che Zerbin rientrerà nei piani del Napoli, o meglio nei piani dei titolari del Napoli. Vedremo poi se ci sarà spazio come alternativa. C'è anche chi propone, e si tratta di Pietro da Napoli, Berardi. Anche lui è un giocatore che però si trova meglio a destra che a sinistra, onestamente. Sono Pietro, un appello a scrive, un appello a chi ha realizzato i murales nei quartieri spagnoli. Fate un murales al Grande Di Marzio, vicino al Grande Diego, vi prego. E anche questa è un'idea certamente che può essere perseguita. Pasquale Tina, nostro inviato a Castel Volturno. Pasquale, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno? Sì, oggi il Napoli riprende gli allenamenti, una sosta diversa rispetto alle altre, perché di fatto tolti Koulibaly e Anguissa, che sono ancora impegnati in Coppa d'Africa, tutte e due si sono qualificate ai quarti di finale, sia il Camerun sia il Senegal. Hai solo due giocatori impegnati nelle qualificazioni mondiali, che sono Lozano, il Messico ha addirittura tre partite, l'ultima finisce il 3 febbraio contro Panama, se non mi sbaglio, e Ospina, che con la Colombia invece ne ha due, l'ultimo il 2 febbraio con l'Argentina. Gli europei non hanno partite di qualificazione mondiale, quindi Insigne, Merette, Di Lorenzo sono impegnati nello stage a Coverciano, però di fatto sono tre allenamenti oggi, domani e venerdì, e poi saranno a disposizione di Spalletti, quindi lavoreranno insomma senza particolari intoppi per preparare la trasferta di domenica 6 contro il Venezia. C'è attesa per il ritorno di un AS che non ha giocato in Coppa d'Africa. Dall'Algeria hanno parlato insomma di qualche anomalia cardiaca dopo il Covid. Secondo il Napoli la situazione è sotto controllo, comunque il giocatore si dovrà sottoporre a tutte le visite di idoneità post Covid, quindi anche a tutti gli accertamenti prima di allenarsi, quindi dovrebbe insomma essere a disposizione anche un asse di Luciano Spalletti. Si parla molto di mercato, ma il Napoli è già attivo con Giuntoli sul mercato per costruire la squadra dell'anno prossimo, perché credo che a gennaio le operazioni siano terminate con l'arrivo di Tanzebe. È così? Ma Angelo, penso di sì, penso proprio di sì che siano terminate, anche perché un eventuale nuovo acquisto, un terzino, anche un centrocampista, si è parlato molto di Matheus Oliveira. Qualche settimana fa si è parlato di Nandez, che adesso è finito con l'orbita Juventus. Tu avresti dovuto fare una cessione, per questo dico che secondo me a gennaio è difficile insomma che il Napoli possa fare qualcosa, perché si dovrebbero incastrare non solo un acquisto ma anche una partenza. Per l'anno prossimo sicuramente Oliveira del Getafe è un acquisto che credo insomma sarà direttamente per l'anno prossimo, perché il Napoli ha bisogno del terzino sinistro, va via Culam. Aggiungo che secondo me bisogna vedere anche la situazione di Mario Rui, perché se ricorderai Mario Rui l'anno scorso aveva delle offerte, poi dopo rimase, e quindi sì, stai lavorando a quello. Poi stai osservando tanti giovani interessanti a centrocampo. Gianluca, se Fabian non rinnova come sembra, potrebbe insomma come dire valere la pena di sostituirlo, perché l'anno prossimo è un anno dalla scadenza del contratto. Insigne va via, quindi hai bisogno di un esterno, di un giocatore offensivo. Va via probabilmente Mertens, quindi c'è tanto da fare l'anno prossimo. C'è la situazione portieri che va risolta, perché Ospina a scadenza, in questo momento offerte non ce ne sono, e Meret non ha ancora rinnovato. Credo che Meret per rinnovare voglia insomma come dire garanzie insomma di poter giocare titolare, quindi ci sono tante situazioni insomma l'anno prossimo devi diciamo proprio ricostruire la squadra. Pasquale, prima di salutarti, che sta per arrivare Very Good per un grande pomeriggio qui su Radio Marte, ti chiedo, per sostituire Insigne, si parla tanto di Bairami dell'Empoli in queste ore, c'è Vignato, lo ha tirato in ballo del Bologna, un giovane 21 anni, molto bravo, che ha tirato in ballo Fedele, c'è Zaccagni e c'è Brecalo. Tra questi quattro nomi io preferisco di gran lunga Brecalo, 23 anni, del Torino, un giocatore che davvero può fare la differenza, è croato. Sì Gianluca, bisogna vedere Brecalo però se il Torino lo riscatta o no, perché lui è in prestito, se certo. Non sbaglio, dal Wolfsburg al Torino. Wolfsburg, è un giocatore che certo. ha fatto bene quest'anno, sta facendo molto bene con quel Torino. Gli altri nomi, Vignato è un nome molto interessante, però non ancora insomma continuità neanche a Bologna ancora avuto, però è un nome insomma molto interessante, chi sa di calcio, che segue calcio come il direttore Fedele, sa bene insomma che circola da anni ormai questo nome, insomma che deve essere pronto ad esplodere, non è esploso ancora. Vediamo magari anche qualche altra soluzione all'estero, sicuramente un giocatore offensivo che possa giocare sulla fascia
necessario, anche perché Gianluca, tra gli altri diciamo casi insomma da risolvere, anche un asso l'anno prossimo una scadenza, quindi se va via anche lui probabilmente non serve neanche un solo esterno, ne potrebbero servire due, perché poi avresti soltanto Politano e Lozano, quindi di sicuro questi nomi che hai fatto alcuni sono interessanti. Bregalo è un giocatore importante, vediamo insomma se il Torino lo riscatta oppure no. Grazie a Pasquale Tina, che risentiremo nelle prossime ore. Grazie Pasquale, buon pomeriggio, ciao, e buon lavoro. Ciao. Grazie a Pasquale Tina, grazie a Gigi Soriani e a Mario Palligiano in regia. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Da Gianluca Gifuni è tutto, finisce qui Marte Sport Live, voce ai protagonisti. Adesso arriva Very Good, vi auguro un buon pomeriggio su Radio Marte.